Un saluto a tutti gli amici di smartword.it, benvenuti nella prova di MeToo Builder, che è sostanzialmente un Lego di Xiaomi, un Lego Technics di Xiaomi, diciamocelo proprio chiaramente, non è scritto Lego da nessuna parte, ma tutti i pezzi sono uguali, tutti i pezzi sono incompatibili, e vi parlo da persona che il Lego lo conosce, lo usa, lo ama, e quindi vi posso confermare che i pezzi sono uguali e allo stesso tempo compatibili. Questo MeToo Builder sono 978 pezzi, sono quasi tutti i pezzi della tipologia, diciamo, Technics, più proprio giusto un paio di aggiunte per i pezzi un pochino più classici, ma veramente poca roba. Il set da costruire è questo robot. Ci sono le istruzioni alternative online per questo tirannosauro, se vogliamo, e anche per un piccolo aereo. Sono 978 pezzi, noi lo abbiamo già montato all'interno della confezione, infatti non c'è praticamente più nulla in questo momento. Questi sono in sostanza i pezzi avanzati. C'era un problema relativo in questa confezione: questi due pezzi, che sono entrambi una parte sinistra o una parte destra, dovevano essere un destra e un sinistra, e quindi non li ho potuti mettere sul robottone alla fine. Queste sono le istruzioni, che devo dire sono fatte molto bene. Non è chiaro, l'unica cosa, quando ci sono i vari pezzi, la proporzione, la dimensione dei pezzi non è esattamente sempre corretta. A volte dei pezzi sembrano enormi, invece sono minuscoli, ma per il resto sono realizzate queste istruzioni esattamente come sono realizzate solitamente le istruzioni per i Lego, quelli originali, diciamo, quindi assolutamente niente di nessuna sorpresa. Adesso vi faccio vedere la fase, diciamo, di montaggio velocizzata, fase di montaggio che è durata qualche ora, dipende dalla vostra bravura, dipende dalla vostra, diciamo, abilità con il Lego Technics, ma qualche ora per il montaggio vi ci vorrà. Ok,
questo è il nostro Meetup Builder completato. Vi faccio vedere a questo punto come funziona. Questo è, ve lo faccio vedere un po' tutto il robottone. Qua dentro c'è un corpo che è un po' il cervello, dotato di 4 porte Type-C, da cui da 2 escono questi cavi che vanno a controllare i motori messi nelle rispettive gambe. Per il resto non c'è nessun'altra parte importante che vi debba descrivere, se non questi finti cannoni che ruotano con il ruotare delle ruote. Vedete questo componente che serve appunto a collegare la rotazione delle ruote con la rotazione dei cannoni. Detto questo, l'unica altra cosa che vi posso far vedere è, allora, questo che è lo stand che serve a tenere il robot in piedi quando è spento, e questo che è l'alimentatore, alimentatore dotato di porta Type-C, alimentatore americano / cinese. Potete usare un adattatore, potete usare un vostro alimentatore, però tenete conto che con questo fate decisamente meglio, visto che è un 14 volt 1 ampere. Eccolo qua, e questo è il cavo Type-C. Vado a prendere il robot, quindi in questo caso ho già levato la base, e qua sotto c'è il tasto di accensione, quindi vado ad accenderlo, fa un suono, e come vedete in questo momento il robot ondeggia avanti e indietro. Questo perché? Perché il robot è autobilanciante, riesce a rimanere in equilibrio, e quindi vi faccio vedere. Questa è la sua applicazione gratuita per Android, applicazione con l'icona in cinese, ma con anche allo stesso tempo invece tutto il menu realizzato in inglese. Le opzioni sono 3. Una che è quella di route planning, che vi permette di disegnare un percorso da far fare al robot e lui lo seguirà, quindi voi tracciate il disegno, premete play e lui segue la traccia. Abbiamo poi una modalità di programmazione, abbiamo dei tutorial da seguire per imparare, oppure potete semplicemente, per esempio, dirgli di girare a una certa velocità, con un certo tempo e di un certo angolo. Quindi in sostanza potete andare, vedete, posizionandolo uno sotto l'altro, andare a creare una timeline di eventi e poi premere play per eseguirlo, e potete salvare tutte le vostre programmazioni per ripeterla. C'è l'indicatore della batteria e poi c'è il controller, quindi adesso io giro, vedete, con un po' di terrore devo dirvi, perché sono vicino a un tavolo con un bordo, e posso, vedete, muoverlo. C'è un minimo, vedete, di lag fra i miei comandi e quello che lui esegue, ma per il resto funziona. Quindi io vado indietro, lui va indietro, giro e lui gira. L'unico altro comando presente, ok, adesso stava veramente per cadere, questo attimo di silenzio è stato dovuto al mio terrore di vedere volare ore di costruzione in terra, quindi benissimo in terra, non fatelo su un tavolo come sto facendo io. Vedete che quando cammino i cannoni ruotano assieme alle ruote, e semplicemente a scopo di divertimento c'è il tasto fire. Che fa finta di sparare e fa dei suoni. Questo è semplicemente appunto un simpatico gioco, sicuramente un passatempo divertente, qualcosa di diverso, sicuramente un bel regalo per qualche amico nerd, per qualche amico amante dei prodotti Xiaomi o / amico amante dei prodotti Lego. Viene venduto a un prezzo di 127 euro su Gearbest, un prezzo molto interessante, anche perché tenete conto che questa è una soluzione, ce ne sono altre proposte nei manuali alternativi, ma se volete usare 2 motori con il componente, con il cervellone che vi viene dato a disposizione, voi potete tranquillamente farlo e costruire quello che vorrete a piacimento. Per questa recensione è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per smartword.it.